Terza giornata del campionato di eccellenza, il Foligno fa visita all'Atletico BMG, prima partita dell'anno disputata oggi a Massa Martana. Foligno in zona play-out e Atletico BMG in cerca di punti, punti che non arrivano da ben 4 giornate. Arbitra fora della sezione di Terni. Andiamo all'immagine della gara ed è subito Atletico BMG con una sciacca dalla destra che va al traversone, ma il tiro di Mignone viene parato da Gil, poi spazza via Bocci. Foligno pericoloso con questa punizione di La Grutta, palla che rimbalza e sbatte sul viso del portiere, ma Fondi ben appostato perde l'attimo. Ancora Foligno, bello scambio Caruso, La Grutta Caruso, che viene però anticipato così da Paolillo al momento del tiro. Poi arriva il gol dei padroni di casa, da calcio d'angolo colpisce di testa Pipoli, pallone che tocca il braccio di Piermarini, non si riesce purtroppo con le immagini a vedere bene il contatto e l'arbitro indica il dischetto, si incarica del tiro sciacca ed è l'1-0. Ma non passa molto che i massetani raddoppiano, calcio piazzato di Paolillo a pescare fa per due che centra un pallone visibilmente fuori sul fondo, tocca prima di Nicola, poi il sinistro di Pipoli va a segno per il 2-0. Ancora Foligno, c'è questo bel tiro di Brunetti, portiere che non trattiene ma non ci arriva La Grutta. Ancora La Grutta, tiro a giro sul secondo palo, palla fuori. Finisce il primo tempo, il padrone di casa avanti 2-0. Ancora Atletico BMG in avanti nel secondo tempo, qui è Feltre a fare tutto da solo, poi tenta il tiro con un pallonetto, palla fuori. Ancora Massetani, qui è Nicodemo, entra in area, poi spara però alto. Foligno che non sta a guardare, bella incursione sulla sinistra di Pucci che serve Fondi in area, ma il colpo di testa finisce a lato. Poi Di Nicola, servito da Nicodemo, che lo mette proprio davanti al portiere, ma si fa ipnotizzare, spara addosso al numero 1. Sempre Di Nicola però poco dopo non sbaglia quando servito da Sciacca mette a segno la terza rete. Per i Falchi non c'è più molto da fare, anche perché sono 5 i minuti di recupero assegnati dall'arbitro e sinceramente 3 gol sono troppi da dover recuperare. Quando l'arbitro fischia e manda tutti negli spogliatoi sono i padroni di casa a esultare. Ai ragazzi di Cotroneo però resta solo la generosa prestazione e le svariate occasioni non capitalizzate, ma la maglia dei Falchi oggi è sicuramente sudata. Mister Zonalluzzi, si ritorna a giocare a Massa Martana, si ritorna anche alla vittoria, è la partita della svolta? No, oggi per noi era una partita importante perché avevamo voglia di trovare questa vittoria, perché la squadra se l'è meritata, se lo merita per quello che ha fatto nelle ultime settimane, se lo merita la solidità, perché poi la fiducia devono averla anche i dirigenti nei nostri confronti. Credo che sia una vittoria meritata. Nel primo tempo abbiamo anche sofferto perché Foligno comunque ha fatto una buona partita, siamo stati bravi ad andare in vantaggio e a raddoppiare. Nel secondo tempo abbiamo gestito meglio la partita e abbiamo avuto l'occasione per poi chiuderla con il 3-0. Paolo Cotroneo, nonostante la sconfitta c'è amarezza, però possiamo dire che la sua squadra, i suoi ragazzi escono a testa alta da questo confronto, e se poi è anche un po' preoccupato per l'attuale posizione di classifica. No, assolutamente, io guardo partita per partita, poi i conti si fanno alla fine. Io preoccupato lo posso essere nel momento in cui vedo che la mia squadra in campo non fa quello che deve, o patisce l'avversario, o non ci sta con la capoccia, o non gioca. Oggi il Foligno, ripeto, ha fatto anche oggi la sua partita, dobbiamo essere consapevoli che il genere di ritorno sarà una battaglia partita per partita. Questa è una squadra che doveva essere prima in classifica, quindi penso che anche oggi noi abbiamo fatto la nostra bella figura, quindi andiamo avanti a testa alta, sapendo quello che dobbiamo raggiungere e abbiamo tutto il tempo per farlo.